Buonasera. Buonasera. Secondo uno studio recente pubblicato da Science, le bambine già a 6 anni iniziano a pensare di essere meno brave dei loro compagni maschi. Quindi già dalla prima elementare iniziano a credere che i maschi siano più bravi di loro, anche se non c'è nessuna evidenza scientifica ovviamente che lo dimostra, anzi, anche se al contrario, di solito, mediamente, a scuola sono proprio le femmine a essere più brave. Com'è possibile? Chi gli ha messo in testa che i maschi siano ontologicamente più bravi di loro? Una delle teorie più convincenti per spiegare questo fenomeno è quella del cosiddetto curriculum nascosto, che sembra un po' il titolo di una teoria cospirazionista, ma in realtà non è così. I libri per bambini, i materiali didattici, i cartoni animati, i film per famiglie non sono soltanto intrattenimento. Servono ai bambini a formare un'idea del mondo e servono alla società a passare di generazione in generazione i valori che vengono considerati fondamentali per lo sviluppo dell'umanità. Se Cappuccetto Rosso avesse ascoltato la mamma, non sarebbe stata mangiata dal lupo. Ascolta la mamma. Se i genitori della Bella Addormentata nel bosco avessero invitato la fatina anziana al battesimo, l'incantesimo non si sarebbe abbattuto sul castello. Rispettate gli anziani. Ma quando si parla di personaggi femminili, quali sono i messaggi che stiamo mandando alle bambine attraverso queste storie? Lasciate che vi leggiamo l'inizio di 3 fiabe celeberrime. Cenerentola, Biancaneve e Barbablù. Cenerentola. C'era una volta, tanto tempo fa, una vedova che aveva 2 figlie bruttine e anche un po' antipatiche. Biancaneve. C'era una volta una bella principessa di nome Biancaneve. Aveva i capelli neri come l'ebano, la bocca rossa come una rosa e la carnagione bianca come la neve. Barbablù. C'era una volta un uomo molto ricco. Per disgrazia, quest'uomo aveva la barba blu e ciò lo rendeva così brutto e terribile che non c'era donna o ragazza che non scappasse vedendolo. Una sua vicina, una gran signora, aveva 2 figlie bellissime. Egli ne domandò una in moglie, lasciandole la scelta di dargli questa o quella. Gli stiamo dicendo, prima di tutto, costantemente, che il loro valore come esseri umani risiede nella loro bellezza. Se non sei bella, non esisti. Badate, se un uomo è brutto, non solo può esistere, ma può diventare ricco, si può sposare numerose volte, disfarsi delle proprie mogli misteriosamente e, nonostante questo, nessuno gli nega una nuova moglie. Stiamo dicendo alle nostre bambine che ritrovarsi sposate con un uomo violento ma ricco è meglio che non sposarsi affatto. Pensate alla Bella e la Bestia. La Bestia è un uomo così riprovevole da essersi letteralmente trasformato in una bestia. Ma la Bella non scappa a gambe levate dal castello, ma dedica la sua vita a redimerlo. Quando vi chiedete perché tante donne rimangono accanto a uomini violenti così a lungo, pensate al curriculum nascosto. Pensate che attraverso queste storie, questo è il sistema di valori che stiamo passando alle nostre bambine. Voi direte che queste sono storie tradizionali, che i libri sono cambiati nel frattempo, che i bambini oggi non leggono Barbablù. Allora andiamo a vedere un po' di dati e di numeri sui libri e la TV per bambini, una specie di fotografia dei media per bambini degli ultimi 50 anni. Innanzitutto, il 100% dei libri per bambini hanno almeno un personaggio maschile. Invece il 25% dei libri per bambini non hanno neanche un personaggio femminile. E quasi il 40% dei libri per bambini non hanno neanche un personaggio femminile parlante. E infine, soltanto nel 18,5% dei cartoni animati i personaggi femminili hanno una professione o ambizioni professionali, contro oltre l'80% dei personaggi maschili. Ora, noi sappiamo che i bambini utilizzano le storie ovviamente per costruirsi un'idea del mondo in cui vivono,
utilizzano le fiabe e le storie per capire come funzionano le cose e qual è il loro ruolo nel mondo, quali sono i loro compiti. Ma che tipo di mondo genera una letteratura per l'infanzia così severa nei confronti delle bambine? È questa la domanda che noi ci siamo chieste quando abbiamo deciso di creare Storie della Buonanotte per bambine ribelli. Abbiamo pensato a una letteratura che trasmettesse alle bambine modelli di coraggio, di affermazione di sé, di resilienza e di determinazione. Esempi presi dal mondo reale, non dal regno della fantasia. Abbiamo pensato a una narrazione da trasmettere di generazione in generazione, il cui obiettivo fosse celebrare la femminilità e il progresso dei diritti. Una raccolta in cui le donne non fossero in competizione per sposare un principe, ma formassero alleanze per deporre tiranni, come nel caso delle sorelle Mirabal, per scrivere la storia del tennis, come nel caso delle sorelle Williams. Una raccolta di fiabe in cui le madri adottive non cercassero disperatamente di disfarsi delle proprie figlie, ma le aiutassero a diventare campionesse olimpioniche, come nel caso della madre adottiva di Simone Biles, la ginnasta americana. Una raccolta in cui i mariti non fossero mostri che tengono in ostaggio le proprie figlie, ma compagni di avventura, come il marito di Alfonsina Strada, che il giorno del loro matrimonio le regalò una bicicletta perché aveva capito di aver sposato una campionessa e voleva solo vederla correre e vincere. Non c'è niente di innocuo in una storia. Una storia esprime sempre una visione del mondo e una storia per bambini, a maggior ragione, esprime una visione del mondo che vogliamo costruire. Quando la tradizione però invece è oppressione, non bisogna temere di essere ribelli. Siamo noi d'altra parte a fare la cultura e non è la cultura a fare noi. Prendiamoci allora questa responsabilità e diciamo a tutte le bambine ribelli del mondo: sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia e nel dubbio ricordate: avete ragione voi. Grazie. Grazie.